Le 11.33 minuti, un buongiorno da Stefano Milani al microfono, da Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento settimanale con LS, lo spazio della società civile, mezz'ora ogni giorno per parlare di sociale qui in diretta su Radio Articolo 1. Potete scriverci a redazione @radioarticolo1.it oppure chiamarci allo 06 400 433 76. Oggi ad LS se parliamo di sport e della più classica e lodevole iniziativa che coniuga l'attività fisica all'impegno sociale. Stiamo parlando dei mondiali antirazzisti targati WISP, cominciati ieri ufficialmente, questa 22esima edizione che ha trovato quest'anno un amico d'eccezione, Mario Balotelli, che non potendo però essere presente alla presentazione della manifestazione perché impegnato con gli allenamenti, ha comunque inviato un pensiero per augurare buon divertimento a tutti coloro che saranno appunto presenti fino a domenica a Bosco Albergati di Castelfranco Emilia. L'Italia, la Francia non sono razziste, ha detto, esistono nel calcio delle mele marce che vanno isolate, bisogna impegnarsi in prima persona, così in un videomessaggio. In tutto saranno 140 le squadre in campo provenienti dall'Italia e da altri paesi europei e del mondo, tutte squadre uniche a modo loro. Alcune lavorano con persone che hanno ad esempio disagi mentali, altre sono di associazioni antirazziste, altre ancora semplicemente di amici e famiglie appassionati appunto dei mondiali. Una anche è composta da persone senza fissa dimora. Punto d'orgoglio in questo panorama è il 62% di squadre miste, composte cioè da uomini o donne, che porteranno appunto alta anche la bandiera delle pari opportunità. Uno dei tanti messaggi significativi ovviamente che i mondiali antirazzisti vogliono veicolare quest'anno, soprattutto visto insomma anche il contesto sociale e politico che stiamo vivendo, è che l'Europa non si costruisce tra stati ma tra città, proprio nell'ottica di un impegno in prima linea delle piccole comunità che toccano quotidianamente le situazioni più problematiche. Tra poco ci collegheremo anche in diretta proprio con Castelfranco Emilia. Prima però vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto proprio su questi temi il vice presidente di WISP Emilia Romagna, Carlo Balestri. Cioè, i mondiali antirazzisti in teoria sono nati per contrastare questi tipi di fenomeni, hanno 22 anni di età e sono diventati anche maggiorenni. Purtroppo, mentre siamo riusciti ad educare generazioni su generazioni, i mondiali antirazzisti da soli non bastano e bisogna far sì che l'edizione di quest'anno sia e sta diventando anche una sorta di simbolo contro i pregiudizi che sono montanti, contro i muri che si alzano piuttosto che abbassarsi, contro un'accoglienza che viene più o meno preclusa a molti di quelli che arrivano via mare, ma preclusa anche a tutti, ai 5 milioni di italiani che non hanno la cittadinanza italiana e ancora si battono per uno ius soli. Per cui oggi più che mai la manifestazione assume i toni di contrasto rispetto a un razzismo strisciante e da un pregiudizio che è diventato anche linea di condotta di governo. Ecco, poi lo sport come sempre è una metafora perfetta per tutto questo. Siamo nella settimana, no? Anche della bella vittoria e anche delle polemiche, no? Delle quattro ragazze italiane ai Giochi del Mediterraneo. Sì, siamo anche nel mese in cui le ragazze italiane del calcio, con un capitano che si chiama Sara Gama, hanno conquistato comunque l'accesso alla finale della Coppa del Mondo di calcio femminile. Per cui siamo in un mondo che è cambiato, radicalmente cambiato, in cui hanno diritto di cittadinanza a tutti gli effetti le persone anche che hanno dei colori diversi da quello a cui siamo abituati, in cui la società non è solo più multiculturale ma interculturale, e noi vogliamo che questa questo ritardo anche culturale in Italia venga velocemente anche assorbito. Cioè non possiamo vivere ancora come società chiusa, ma dobbiamo aprirci all'altro.
Ecco Balestri, uno purtroppo delle conseguenze anche di questo clima che c'è ultimamente nel nostro paese è un dato infelice, no? È quello del dimezzarsi, se non sbaglio, rispetto alle edizioni passate delle squadre composte da migranti o rifugiati politici proprio ai mondiali antirazzisti. Questo è uno dei temi che ci ha anche abbastanza sconcertato, siamo rimasti, cioè, l'abbiamo vissuto in prima persona. Il clima politico che si è creato anche dopo l'elezione, dopo e con l'avvento del nuovo governo, ha fatto sì che in molte situazioni i prefetti abbiano stretto, fra virgolette, i rubinetti, per cui spesso non hanno dato il permesso alle cooperative sociali che gestiscono degli SPRAR di portare fuori dalla provincia i loro ragazzi. In altri casi sono le stesse cooperative che si sentono, fra virgolette, in difficoltà perché l'area è cambiata, per cui sembra quasi un reato consentire a questi ragazzi che comunque hanno lo status anche di rifugiati di poter vivere anche una vita degna e normale, anche praticando dello sport, conoscendo delle altre persone, per cui in un modo o nell'altro integrandosi per 3 o 4 giorni ai mondiali antirazzisti, per cui hanno paura anche della visibilità, di finire sui giornali come esempio negativo e di questo bisogna parlarne, bisogna tematizzarlo, perché questo è un problema che ci può portare veramente molto indietro anche in periodi nefasti. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio, i mondiali antirazzisti si stanno svolgendo in Emilia-Romagna, su questo l'Emilia-Romagna forse è una delle regioni più virtuose, tu sei vicepresidente della WISP Emilia-Romagna, avete, no, cercato di portare avanti proprio delle iniziative, delle proposte, dei progetti su questo fronte? Sì, noi l'abbiamo fatto e continueremo a farlo con forza, perché pensiamo che sia un fronte, quello del diritto umano anche a muoversi o a praticare sport, a praticare attività motoria, sia un diritto umano inalienabile, e per cui in Emilia-Romagna, ma in gran parte anche d'Italia, comunque nello specifico in Emilia-Romagna, noi pensiamo che questo sia uno dei valori fondanti della USP, della nostra organizzazione, per cui lo portiamo avanti soprattutto in questo periodo con una determinazione, idee progettuali sempre più consapevoli e mirate, insomma, per andare in questa direzione e fare degli interventi il più possibile ancorati alla società di oggi. Allora ringraziamo Carlo Balestri, vicepresidente WISP Emilia Romagna. Come promesso, però, adesso colleghiamoci in diretta proprio a Castelfranco Emilia, dove a seguire questa 22esima edizione dei mondiali antirazzisti targati appunto WISP c'è il direttore del giornale radio sociale Ivano Maiorella. Buongiorno Ivano. Buongiorno, buongiorno Stefano, a te e agli ascoltatori. Allora, aggiornaci un po' ovviamente su come sta andando questa 22esima edizione, poi so che lì con te c'è anche un ospite. Sì, con me c'è Raffaella Chiodo Carpischi, che poi vi parlerà di un'importante iniziativa di oggi pomeriggio. Allora, innanzitutto, dove siamo? Siamo a Bosco Albergati, in provincia di Castelfranco Emilia, piena pianura padana. Il comune ha ospitato questa iniziativa, come avviene ormai da molti anni, in un luogo dove è possibile campeggiare, quindi campeggiare gratuitamente e giocare prevalentemente a calcio, giocare a pallone. Ci sono una ventina di campi disegnati a Albergati, uno a fianco all'altro, e partite non stop che da ieri alle 15 c'è stato il calcio d'inizio, si susseguono e proseguiranno fino a domani. In questo momento forse sentite anche dei rumori di sottofondo, la presenza dei bambini, dei centri estivi, un po' di tutta la provincia di Modena, e diciamo che i bambini sono il tratto caratterizzante di questa edizione dei mondiali antirazzisti, bambini come patrimonio, come futuro da difendere, senza se e senza ma, come è stato sottolineato più volte Stefano.
Ecco, bambini, ovviamente tante squadre, abbiamo sentito prima Carlo Balestri un po' che ci raccontava anche lo spirito, soprattutto insomma a vincere, ovviamente la solidarietà. Ci dicevi però degli appuntamenti, perché oltre alle partite poi ovviamente ci sono tanti appuntamenti e anche tanti ospiti. Io prima citavo il videomessaggio di Mario Balotelli, dopo grazie proprio alla redazione della WISP sentiremo anche cosa ha detto Damiano Tommasi. Ma altri appuntamenti, magari ecco quello di oggi pomeriggio. Non abbiamo più Ivano, forse ecco l'abbiamo perso un attimo, adesso cercheremo di recuperare il collegamento appunto in diretta da Castelfranco Emilia, dove si stanno svolgendo da ieri ufficialmente sono iniziati i mondiali antirazzisti, la 22esima edizione di questa importante, lodevole, come abbiamo detto, iniziativa targata, promossa dalla WISP, che porta avanti appunto questa iniziativa, coinvolgendo tante persone, tanti giovani, tanti ragazzi, come ci diceva Ivano Maiorella. Noi anche in settimana abbiamo sentito il presidente della WISP che ci ha parlato ai nostri microfoni, ci ha presentato questa edizione. Ma abbiamo, ecco, mi dicono dalla regia, ripristinato il collegamento con Ivano. Ivano Maiorella, ci senti? Sì, bene. Perfetto, avevamo avuto un piccolo problema di linea. No, allora andiamo proprio un po' su quello che ci sarà oggi pomeriggio con la tua ospite, insomma raccontaci quello che ci aspetterà. Sì, oggi pomeriggio, oltre a giocare, quindi partite di pallone, ma anche pallavolo, basket, ricordiamo che le squadre sono miste, e le squadre che scenderanno in campo, e domani pomeriggio sapremo le squadre vincitrici, perché in fondo è anche un torneo. Oggi pomeriggio abbiamo le persone LGBT insieme alle persone homeless per un convegno, un dibattito sulla strada diversa, e avremo anche delle presentazioni di libri, come peraltro avvenuto ieri, in particolare Lamberto Gherpelli, autore di Che razza di calcio, e poi legati alle varie associazioni presenti, e quindi citiamo Amnesty International, citiamo Action Aid, citiamo la CGIL di Modena, che come al solito ha dato il suo sostegno. Vicino a me Raffaella Chiodo, che invece ci presenterà un convegno e un ospite importante che appunto oggi pomeriggio saranno di scena qui ai Mondiali Antirazzisti. Se sei d'accordo, Stefano, perfetto, passo il microfono assolutamente a Raffaella Chiodo. Sì. Buongiorno Raffaella Chiodo. Allora, come ci preannunciava Ivano Maiorella, raccontaci un po' quello che ci sarà oggi pomeriggio, un incontro internazionale. Sì, l'incontro internazionale è praticamente consiste in una cosa molto importante, cioè la celebrazione del centenario di Nelson Mandela. E quest'anno, il 18 luglio, sarebbe stato il 100° compleanno di Nelson Mandela, e durante i mondiali naturalmente non possiamo che celebrare questo importante anniversario. È già arrivato l'ambasciatore del Sudafrica ed è già stato in visita ai campi dove si stanno già svolgendo le partite del torneo. E l'ambasciatore stesso ha detto una cosa che per i mondiali antirazzisti sono una cosa veramente molto importante. Ha detto che i mondiali antirazzisti sono parte integrante del database mondiale del centenario di Nelson Mandela, cioè la fondazione che organizza a livello mondiale questo grandissimo anniversario, insomma ricordo di questa figura così straordinaria per tutta l'umanità, riconosce nei mondiali antirazzisti un passaggio importante, in Italia praticamente l'evento più importante di tutta questa serie di celebrazioni. Ha detto questa cosa non per caso, l'ha detto perché sa che i mondiali antirazzisti sono un'esperienza che va avanti da 22 anni, conosce la sua storia, quindi sa che l'elemento della lotta al razzismo che accomuna i gruppi, le persone che partecipano a queste ai mondiali antirazzisti sono tutte persone che hanno dentro di sé, ha detto lui, proprio i principi, i valori, i concetti stessi che Mandela promuoveva, cioè
che per costruire una società del futuro che abbia appunto alla base un elemento di pacificazione, di riconciliazione, come diceva lui stesso, a partire dall'esperienza del Sudafrica e quindi della riconciliazione fra bianchi e neri dopo la fine dell'apartheid, sono valori e principi che sono proprio dentro le persone che partecipano a questo evento, e ognuna dovrebbe assumersi anche l'impegno, che è un impegno ormai internazionale conosciuto, di dedicare 67 minuti il 18 luglio a attività che siano, diciamo, di impegno sociale, in particolare nella lotta al razzismo, ma l'impegno sociale in generale, dedicarsi agli altri e fare qualcosa di positivo e di giusto. E, questi 67 minuti sono sicuramente una eredità che dura, diciamo, pochi minuti per quel giorno, una giornata che è sicuramente importante, ma è un giorno su 365. L'obiettivo invece sia della celebrazione del centenario di Mandela che del mondiale antirazzista è quella invece di trasformare questo impegno in qualche cosa che naturalmente si svolge durante tutto il corso dell'anno. Da certo. Questo punto di vista ti dico che l'ambasciatore è rimasto molto sorpreso e ha visto un senso di continuità con questa cosa dell'impegno quale richiamava Nelson Mandela, quando ha visto che ha saputo dall'organizzatore dei mondiali, da Carlo Balestri, sì, che nelle squadre che partecipano ai mondiali i punti guadagnano 3 punti se portano ai mondiali ed espongono nella parte espositiva dei mondiali la storia di quello che loro hanno fatto, non qui ai mondiali nelle partite, ma che cosa hanno fatto nel sociale, nella lotta al razzismo durante tutto l'anno scorso. Quindi le squadre conquistano i primi 3 punti se portano qui già questo, certo, questo pezzo di storia, questo pezzo di pratica. E questa, esatto, questa è una delle tante particolarità appunto di questi mondiali antirazzisti che appunto hanno avuto anche appunto la gratificazione, insomma ha avuto anche quello che ci hai raccontato, immagino insomma che sia anche un vanto, no? un riconoscimento certo, per chi da 22 anni porta avanti questa iniziativa. Io ti ringrazio molto, Raffaella Chiodo, grazie a te, grazie molte. Salutiamo adesso, ecco, probabilmente lo abbiamo al telefono, Ivano Maiorella, ringrazio anche te e insomma buoni mondiali. Grazie a Stefano Milani e alla redazione al completo di Radio Articolo 1. Grazie ancora, grazie al direttore del giornale Radio Sociale, ospite di eccezione, ma in realtà in qualche modo presente in quasi tutte le edizioni, almeno le ultime, dei mondiali antirazzisti, è quella di Damiano Tommasi, ex calciatore del Verona, della Roma, della nazionale italiana, e adesso presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Ovviamente ringraziamo la redazione della UISP anche per averci appunto dato l'opportunità di sentire Damiano Tommasi. Ve lo facciamo proprio sentire innanzitutto cosa ha detto proprio per quanto riguarda il rapporto tra calcio e razzismo. Era la quarta edizione che scendo in campo anche in questi mondiali, oltre a quelli ufficiali qualche anno fa, e insomma, credo che sia un'occasione in più per raccontare lo sport e il calcio come veicolo di relazioni, quindi credo che sia la concretizzazione di quello che si dice tante volte, si ripete forse poche volte, ma che è la realtà. Insomma, il calcio è spesso e volentieri un rompighiaccio fenomenale, così come lo sport per l'inclusione, quindi ricordarcelo ogni tanto sicuramente fa bene. Purtroppo il calcio è anche veicolo di visibilità e di cassa di risonanza, anche di messaggi talvolta negativi, e quindi credo che sia giusto riflettere sul perché e su quale spazio hanno queste manifestazioni di intolleranza e occasioni di scontro, e quando in realtà il calcio non solo quello di base, anche quello di vertice, è una festa e soprattutto sul campo spesso e volentieri si tramuta in incontro e inclusione. Insomma, penso alle tante occasioni che ci sono oggi di vedere ormai le nazionali che rappresentano i vari paesi, multiculturale e
con i tratti caratteristici delle nazioni che vengono ovviamente a mischiarsi come la società oggi, e credo che il calcio, soprattutto sugli spalti come occasione di visibilità, come ho detto, abbia una grande responsabilità in questo senso e debba riflettere sul perché certe situazioni prendono spazio, e credo che sia giusto quello che è stato fatto negli anni recenti di inasprire le pene e rendere efficaci anche le sanzioni, perché credo che sia giusto così. Lo sport deve rimanere, non solo il calcio, un luogo di incontro. E Damiano Tommasi, che lo abbiamo citato anche ieri, sempre in questa trasmissione, parlando di gioco d'azzardo, come sapete nel decreto dignità varato dal governo c'è la messa al bando delle pubblicità di scommesse sportive, di slot e quant'altro, e se quasi un po' tutto il mondo del calcio professionistico ha gridato allo scandalo per paura anche e soprattutto di scompensi economici nell'intero settore, ecco, Damiano Tommasi anche qui nuota come sempre controcorrente, si dice favorevole a questo provvedimento, una domanda che ovviamente non potevamo fare anche su questo tema. Allora ascoltiamo su Radio Articolo 1 anche questa risposta di Damiano Tommasi. Il tema è più ampio, non è legato solo al calcio, è la pubblicizzazione del gioco d'azzardo, che è diverso rispetto al tema calcio scommesse, ma è comunque lo comprende. Credo che, come succede per il fumo, come succede per l'alcol, come succede per tutte le cose che sono pericolose, per le quali bisogna stare attenti, che non sono da vietare probabilmente per la libertà di ognuno di noi, ma sono da evidenziare come zone di pericolo, soprattutto per le fasce deboli, giovani e anziani, e credo che lo sport possa tranquillamente rientrare in quelle categorie che non devono dare una cassa di risonanza a questo sistema. Poi sappiamo anche che il sistema delle scommesse, come è stato per il Totocalcio nel passato, ha sempre finanziato lo sport. Oggi purtroppo questo travaso diretto non c'è, e quindi la pubblicizzazione delle case di gioco, dei siti e delle agenzie di bet company trovano motivo di finanziare lo sport attraverso le sponsorizzazioni, quindi la riflessione va fatta lì, e quindi ritornare forse al sistema dove effettivamente, utilizzando i nomi e i marchi delle società, si fanno le giocate, si fanno le scommesse, forse è giusto che una parte degli introiti rifinanzino quello che sono gli eventi che permettono a chi fa betting di quotarle. Quindi questo travaso diretto ancora non c'è, speriamo che il divieto della pubblicizzazione quantomeno porti a una riflessione in questa direzione. Allora, grazie ancora, ringraziamo ancora Damiano Tommasi, attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, poi il sindacato appunto dei calciatori italiani, anche lui in questa lotta contro l'azzardo, contro la pubblicità nel gioco d'azzardo, nelle scommesse sportive in particolare, ma abbiamo sentito anche prima ovviamente il suo ruolo anche sul rapporto che il calcio deve avere con l'integrazione, e come il calcio deve dire no al razzismo, che è un po' il cuore centrale di questa edizione, questa 22esima edizione dei mondiali antirazzisti targati WISP, di cui abbiamo parlato oggi. Allora, sono le 11:56 minuti, siamo davvero in conclusione per la puntata di oggi di LS. Alle 12 in punto, come sapete, c'è il giornale radio sociale, poi a seguire L Radio. Oggi la puntata è curata da Simona Ciaramitaro, il titolo è Fermiamo il consumo di suolo, salviamo il paesaggio, si parla della proposta di legge contro la cementificazione selvaggia. Io ringrazio la regia, ringrazio Marianna Lorusso e Ivana Marrone. LS torna lunedì sempre alle 11:30, voi rimanete collegati su radioarticolo1.it.